Gli storici hanno stabilito, attraverso ricerche di documenti, attraverso ricerche bibliografiche molto accurate, che Michelangelo Merisi arrivò a Roma poco dopo il compimento dei suoi 20 anni, nel 1592-93. Era nato nel 1571, era molto giovane, ma aveva una preparazione molto importante. Aveva studiato a Milano, la sua patria, era stato allievo di una delle migliori scuole artistiche del tempo. Il suo maestro era Simone Peterzano, un pittore eminente, un grande docente e un intellettuale, in qualche modo, di spicco nella Milano del tempo. Aggiungiamo che l'ambiente milanese in quel periodo, ovvero negli anni 80 del Cinquecento, quando Caravaggio ha studiato, si è formato come pittore, era un ambiente di grande fervore, di grande levatura spirituale, intellettuale, culturale, artistica. Quindi Caravaggio arriva a Roma ben attrezzato, profondo esperto dell'arte, della pittura, della storia dell'arte, oserei dire, della tecnica. Malgrado ciò, nei primi anni di permanenza a Roma, gli storici non sono riusciti a dare una fisionomia precisa al Caravaggio. Cosa abbia fatto non si sa bene. Dipinse, non dipinse, svolse attività collaterali, non è ben chiaro. Risulterebbe dalle testimonianze che non visse una vita facile, anzi, malgrado venisse da una buona famiglia e da una buona formazione, pare abbia vissuto una vita di stenti, di difficoltà. Se non che, sappiamo però che ben presto entra nella cerchia di grandi personalità della cultura romana del tempo e viene ospitato nella casa del Cardinale Del Monte, una delle persone forse più eminenti in quel momento, grande intellettuale, grande studioso, uomo di mondo, uomo ricco e raffinato, che nella sua casa aveva una sorta di cenacolo artistico dove venivano cantanti, musicisti, letterati, scienziati. Un fratello del Cardinale Del Monte era un notissimo scienziato dell'epoca, pittori, eccetera. Quindi Caravaggio si trova ben presto in una cerchia intellettuale e culturale di altissimo profilo. A questo punto finalmente lo conosciamo, sappiamo cosa ha fatto e quello che ha fatto riflette perfettamente questa situazione. Il Caravaggio si dimostra pittore lontano e diverso da qualunque altro del tempo. Gli altri, e sono molti a Roma in quel momento, sono grandi professionisti. Lui in qualche modo è un sommo dilettante, nel senso eletto della parola, cioè non lavora per incarichi formali, ufficiali, come cicli di affreschi, pale d'altare nelle chiese, decorazioni comunque di alto livello e di complessa fattura nei palazzi nobiliari, niente di tutto questo. Conosciamo soltanto un gruppo ristrettissimo di opere, sempre su tela, di dimensioni non grandissime, che sono ciascuna una sorta di gemma pittorica, figurativa. Nel giro di pochi anni Caravaggio costruisce di se stesso la figura di una sorta di intellettuale della pittura, dotatissimo nella mano e completamente innovativo nell'espressione, nei contenuti e nei soggetti. Attira dunque l'attenzione di altri grandi committenti, tra cui il duca Ciriaco Mattei. Altro grande personaggio, insieme con il marchese Giustiniani, altro rappresentante della più eletta intellettualità del tempo, collezionista amante d'arte. È il periodo in cui il collezionismo d'arte si diffonde moltissimo a Roma. Le personalità colte ambiscono a diventare, essere collezionisti, e Caravaggio entra in questo giro, chiamiamolo così, dell'eletto collezionismo. Fornisce opere di grandissima qualità e di grandissimo spessore al Mattei, al Giustiniani, e si qualifica sempre di più come il supremo intellettuale della pittura. Tanto è vero che nel 1600, l'anno del Giubileo, in un memorabile contratto conservato ancora oggi per la Cappella Cerasi, un incarico pubblico questa volta,
ma comincia ad avere incarichi pubblici, infatti, per la Cappella Cerasi il contratto è un contratto di estrema importanza, anche giuridica, e in questo contratto il giovane, ormai trentenne maestro, è definito egregius in urbe pictor, cioè il numero uno, qualcuno che si eccepisce dal contesto, una voce fuori dal coro. Avere una sua opera diventa la massima ambizione dei più grandi committenti e dei più grandi collezionisti.